questa è una storia molto particolare, l'ho scritta quando preparavo l'esame di maturità, perché ho scoperto che attraverso la musica, attraverso le canzoni, si possono anche memorizzare alcuni contenuti. Addirittura ho fatto degli esami all'università, ho scritto una canzone su David Hume e un'altra su Hegel, ma non mi ricordo più come sono. E questa qui l'ho fatta per l'esame di maturità e dice una cosa importante anche per i giorni nostri. Dietro ogni fatto politico, dietro ogni sviluppo importante per la società c'è un fatto economico. Si direbbe oggi, è una teoria marxiana che viene esplicitata attraverso questa canzone. E questa canzone spiega, l'ho scritta apposta per ricordarmi com'era stata la storia dell'Unità d'Italia, che tutto è successo perché c'era dietro il famoso Camillo Benso, conte di Cavour, che voi conoscerete, no? Sapete come viene chiamato, veniva chiamato il soprannome di Cavour? Il tè? Il tessitore, esatto, perché aveva una fabbrica, il famoso lanificio Benso di Cavour. Questa canzone racconta di come l'Unità d'Italia, allora come oggi, è stata determinata perché Cavour aveva bisogno di vendere la sua roba in giro per il mondo. Penso di Cavour, la migliore arma che ci sia.